Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Orphan. Allora gente, la prima puntata è stata un pochettino rocambolesca, sono successe un po' di cose che non dovevano succedere. Io effettivamente ci ho messo un po' a entrare nelle dinamiche di gioco come avrei dovuto, però adesso dovrebbe essere un pochettino più liscia. Se non altro ho imparato che bisogna salvare molto spesso all'interno di questo gioco e soprattutto che non ci sono i checkpoint. Quindi devi salvare tu manualmente, altrimenti il gioco non salva. Bene? Quindi, come vi ho promesso, ho recuperato il... Vedete? Ho salvato e ho riniziato a registrare proprio qui, subito dopo il punto della barca. Il che vuol dire che possiamo procedere. Che qui comunque è molto vicino a dove eravamo. Ecco che arrivano. Piano. Allora, perché se questo si gira di colpo mi frega. Ecco che ne arriva un altro. Ma come faccio qua però? Andiamo con cautela. Ma mi sa che... Come diavolo faccio? Dietro cosa mi nascondo? Porca miseria maledetta! Come diavolo faccio qua? Forse li devo provare a... Devo provare ad attirarli insieme? Tipo facendo rumore? Eh sì, ci devo provare. Ecco, e forse è il caso di salvare anche... Dopo questa parte, perché non mi va di rifarla tutte le volte. A posto. Salvare. Bene. Ok, attendiamo un pochetto. Minchia, mi ha sentito alla stragrande. È venuta un'idea. Se è finita in acqua. Me lo può riprendere. Forse si sono allertati tutti e due? Sì. Si sono allertati tutti e due insieme. Ok. Però non va tanto bene così. No, porca miseria. Ah, posso nascondermi in acqua? Grande. Però mi sa che non posso trattenere il respiro più di tanto.
Porca miseria. No, 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 no. Che palle. Oh, raga, bisogna stare attenti in questo cavolo di gioco, perché se... cioè, facilmente... Porco mondo. Sti cavolo di robottoni fastidiosi. Vedi? Come ti muovi? Devi muoverti sempre furtivamente, altrimenti è la fine. Perché se ti muovi furtivamente... Eccola. Allora, se Dio vuole... No, non faccio in tempo. Ah, che pazienza. Ebbene, mo' arrivano tutte e due. E se Dio vuole poi se ne vanno tutte e due. Ok, sì, sono molto più vicini adesso. Per qualche ragione, forse perché quando uno mi ha sentito è tornato un attimo indietro, bla bla bla. Potrebbe essere. Speriamo che non si giri nessuno. Ok, rimaniamo qui. Giù. Porca miseria, muoviti! Muoviti, muoviti, muoio, 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 muoio! Merda, merda, merda! Vaffanculo. Via, 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 salta, 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 via, 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 via. Vabbè. Ok, sapete cosa? Salva. Ma mi posso riposare qua io? Come faccio a curarmi, per esempio? Ah, vabbè, con quella. Però... vecchia canna da pesca, magari posso provare a prendere qualcosa da mangiare. Aspetta. Sentiero del lago. Ah, ok. Proviamo. Beh, oh. Oh! Ah, è di qua, ok. Allora, mi sa che non posso fare niente però. Colgo però l'occasione per riempire la borraccia. Ok. Mi sa che qua non posso, vero? Vabbè. Sembra che io qua non possa proprio andare. No, non ci arrivo. Aspetta un attimo, non è che si passa sotto e io sono un idiota, vero? No, è impossibile. E invece sì, porca miseria. Oh, qui posso... Grande, energia massima. Eh...
Andrò a spegnere la lanterna. Ma magari da qua riesco a saltare. Sì. Una piccola pira. Pira. E che ci dovrei fare qui io? Vabbè, se non altro, mi sono curato. Qui non mi serve la lanterna. Quello che però farò sarà salvare di nuovo. Perfetto, sì, sentiero del lago, d'accordo. Procediamo. Sento dei rumori. Ah, di nuovo questi. Dietro il trattore riesco a nascondermi? Non lo so mica. Però se non ci provo. Sì. È veloce però. Va bene. Guarda in che spazio ristretto sta sto malefico. Via. Cosa che provo a cogliere? Yes. Vai, vai. Ciao. Oh, cacchio. Come? Come faccio? Ah, mi sa che devo entrare lì dentro. Mo vediamo. Invece no. Ah, mi sa che lo so, mi sa che lo so. Ok. Devo saltare lassù. No. Ok, qui, sì. Tra l'altro no, avevo la testa fuori ma non mi ha visto. Il che vuol dire che ci sono dei punti che effettivamente ti nascondono e degli altri di fatto no. Andare un po' più spedito adesso, vai. Ok. E ora devo sperare di riuscirci però, perché sennò sono cacchi. Sì, come no. Ciao. Allora, adesso io salverei di nuovo per sicurezza. Perfetto. E poi andiamo avanti. Wow. Questo è uno di quei cosi caduti probabilmente. E dentro c'erano un sacco di robot. Stanno ancora
ancora cadendo. Devo andare qua? Boh, proviamo. Ah, sì. Ehi. Oh, porca miseria. Che sta succedendo? Oh mio Dio, mi sono cagato sotto. Mi sono cagato sotto. Che cosa sono questi rumori? Ah, vabbè. Un'altra zona. Per non sbagliarci. Eh? Salvare. Ormai l'ho capita l'antifona. Allora, siamo qui dentro a questo posto. Dobbiamo semplicemente andare avanti? Sembrerebbe di sì. Wow, wow, wow! Oh, cavolo. Tipo via? Come faccio a essere ancora vivo? Grande. Che cosa inquietante, ragazzi. È veramente... fa venire un po' i brividi. L'energia può essere rigenerata bevendo acqua. Grazie. Mi dispiace, ma ho paura che tu sia stato ucciso durante il conflitto. Non ci sono stati sopravvissuti. La tua specie è stata completamente distrutta. Ma non tutto è perduto. Abbiamo recuperato il tuo DNA e ti abbiamo donato una nuova vita. La tua reazione era prevedibile, col tempo saprai accettare la realtà dei fatti. Ricordi le cose in modo diverso? Bambino, hai dormito per un tempo lunghissimo. Vuoi vedere con i tuoi stessi occhi? Così sia. Ah, sempre terribile sta cosa. Ok, non sono morto, sono svenuto. Non ho bisogno d'acqua. Sì, però devi... ricaricala, non sarebbe male, infatti. Ok, beh, nel dubbio salverei di nuovo, tanto non c'è un limite, giusto? Carro armato distrutto. Si è capito chi ha avuto la meglio, anche se, boh. E questo cos'è? È raccolto sfera blu. Wow. Piccolo globo fatto di uno strano materiale vetroso. È molto leggero ed emana una luce blu, una misteriosa forma di energia. No, non si può usare. Santuario, 500 metri. Ok, beh, alla faccia del santuario. Raccolto granata per 6? Wow! Raccolto GPS? Ma davvero? Vuoto, ok.
Allora ce l'ho veramente le armi, non pensavo. Chi cavolo è? Oddio. Voglio provare le granate. Vieni qua. Ok, l'ho attirato apposta, eh. Adesso voglio provare una cosa. Non gli sto facendo un piffero. Ah, invece sì. Ok. Però non so se... Vabbè. Era meglio tenersele. Ma questo è meglio evitarli. Le granate sono contate, quindi... Via, 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 via. Perfetto. So che si possono distruggere con un paio di granate. Via, 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 via. Fuggire. Latinozza 150 metri. Oh no! Mi sa che... Qui è troppo pericoloso. Te pareva. Aspetta un attimo, allora. Terreno qui è troppo scosceso. Qui invece... Qui va benissimo. Perfetto. Salviamo, salviamo. Mi dispiace per quelle granate, però... È andata così. Ok, maledetti. No, perché mi vede? Perché mi ha visto? Non so perché mi ha visto. Non so assolutamente perché mi ha visto. Che cazzo? Grazie, grazie, grazie. Forse non mi devo avvicinare troppo nonostante tutto, vero? Vabbè. Ok. Ho recepito il messaggio. Dannato. Oh. Oh, che cazzo, perché? Ma sono nascosto. E poi prima ero nascosto nello stesso identico punto ed è andato tutto liscio. Perché adesso così? Così. L'ho nascosto.
E adesso mi è andata benissimo invece. Non so perché. Ok, un pochettino di distanza. Cautela. Giù. Guarda la Madonna. Non capirò mai perché. Oh, 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 abbassati, abbassati. Non si abbassa. Comunque questo gioco c'ha qualcosina che non va, eh. Vi garantisco che mi stavo abbassando. Vabbè, farò così. O se no mi girano le balle e gli tiro le granate, ma me le vorrei tenere per altre occasioni, dannazione. No, qui è troppo bassa l'acqua. E lì sono nascosto. Qui, sono nascosto, no? No, non sono nascosto. Non so... Vabbè, devo usare le granate, per forza. Sì, mi sono girati i ricoglioni, ma uso le granate. Allora, inventario. Granata. Oh. No! Ha tirato la granata così lo stesso? Ma come si fa ad annullare il lancio della granata? Ma vaffanculo, su. Ah, uccidimi. Uccidimi, no, 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 no. Che scomodo tirare le granate. Vabbè. Devo trovare il modo di rendermelo comodo. Oh, ma l'ho appena messe. Oh. Oh, grande! Ho preso in pieno stavolta. Bene. Vado pure al diavolo. Ok. Cos'è questo posto? C'è un altro... Ah, è energia massima. Hai trovato un geocache. Contiene alcuni oggetti. Ah, grazie dell'inglese. Vabbè, una foto di una coppia appena sposata. Sul retro si scrive The Oz 121208. Un modello dettagliato di LMS, di un motore LMS costruito a mano dal bronzo. Le iniziali IAE sono incise sul nameplate. Ok. Praticamente questa era una cosa in più che potevo pure evitare di fare, se ho ben capito. Ok, bene, benissimo. Quante ne ho di granate ancora? Due, va bene. Benissimo, vai. Salvare. E procediamo ancora un pochettino. Che cos'è questo posto? Era una chiesa. Wow! Mi è preso un accidente un'altra volta.
Mannaggia sto gioco. Non in una caverna, eh? Sangue degli antichi scorre nelle tue vene, giovane uomo. Il tempo di Grigio è finalmente giunto e sono un nemico davvero forte. Tu sei piccolo, ma il tuo spirito è forte. Potrebbe esserci una speranza. Molte generazioni or sono, il popolo delle stelle viveva sulla terra con gli antichi. Come i Grigi, il popolo delle stelle conosceva la via del sole e costruì macchine volanti di ferro e fuoco. Ma il popolo delle stelle era fatto di esploratori, un giorno svanirono tutti nel cielo. Quello che non portarono via venne protetto nelle profondità della terra dagli antichi. Il fuoco rivelerà i loro segreti e illuminerà il tuo percorso, giovane uomo. Il fuoco rivelerà i loro segreti. Beh, sono piombato qui sotto. Beh, io direi che la lanterna è opportuna. Niente, eh? Ok. Ah, vabbè, lì si finisce di sotto, ma meglio così. Cerchiamo di andare da quest'altra parte. Manco per il cavolo. Andiamo qui. Ok. Wow, che cos'è questa cosa? Che accidenti è? Bene. Vabbè. Grazie. Oh, stavo pensando anche una cosa. Grande. Au. Oh, sono tornato su. Ah, da qua. Grande. Ok. Fammi un po' bere. E bevi un po', no? Non ti piace bere? Vabbè, non so perché. Comunque sia, ma alla fine ho fatto bene a far saltare per aria costui. Proprio mi stava sulle palle. Onestamente, questi robottoni speravo lasciassero qualcosa, ma a quanto pare non è questo il caso. Però io qui non penso di riuscire a saltare. Come troppo scosceso? Ma di che diavolo stai parlando? È completamente piano. Ah, qui sì invece. Va bene. D'accordo. Ah, io ci provo, ma con tutta probabilità. Ecco appunto.
Ecco appunto. Va bene, ragazzi, allora noi ci salutiamo qua per questa puntata. Abbiamo già fatto molto e preferisco fermarmi qui prima di incappare in cose un po' troppo complicate. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e il link alla playlist completa di questa serie, in cui volta per volta aggiungo tutti quanti i video, così da avere la serie completa. D'accordo, ragazzi? A presto!